Samir, purtroppo commentavamo anche con Nesto, un KO che non ci voleva, perché stavate chiudendo l'anno alla grande, tanti risultati utili, è un incidente di percorso. Che spiegazioni dai a questa partita? Raga, una cosa che poteva succedere, prima o poi poteva accadere questo. Dobbiamo esserci intelligenti adesso, sapere che il nostro percorso è ancora lungo e continuare a lavorare. Questo è normale nel calcio, non è che possiamo vincere il 38 partite. E dobbiamo ora esserci intelligenti, come l'ho detto prima, continuare a lavorare, perché siamo una squadra di grandi giocatori che hanno qualità, che hanno personalità, in questi momenti che devono uscire tutta questa personalità che abbiamo. Quindi io sono davvero davvero tranquillo, perché sappiamo di quello che stiamo facendo, sappiamo della nostra qualità. Ora è alzare la testa, migliorare, perché c'è sempre da migliorare. E niente da aggiungere, continuare a lavorare, perché ancora è lungo. Parole importanti da leader, se uno dei senatori si vede parlando anche così, un bel messaggio che dai, quello di non perdere la testa, sì, soltanto per una sconfitta. Bravo, ti chiedo anche sulle tue prestazioni. A Cagliari sei stato il migliore, stasera hai salvato anche un paio di situazioni, un paio di contropiedi, hai giocato ancora molto bene, purtroppo ne è arrivato il risultato, però ti si vede sempre a tuo agio, hai chiuso la centrale, la difesa a 4. Sì, sono contento da quello che sto facendo, però oggi non è stato sufficiente, perché la squadra è quello che conta, no? Quindi io sono davvero sono deluso, perché abbiamo perso oggi, c'era una continuità importante oggi di grandi risultati utili. Come ho detto prima, ora dobbiamo alzarci la testa, lavorare,